Pomeriggio ragazze, oggi volevo fare un piccolo svuoto alla spesa, sono andata a comprare due o tre cose qua, in realtà non volevo uscire perché ho fatto già una spesa online che arriva dopodomani, ma ho zero frutta, ho solo aranci e qua nessuno vuole aranci. E quindi vabbè, ho detto vado a prendermi giusto due o tre mele per questi giorni. E quindi ho fatto un giro qua veloce qua da Ecome e da Conad. Allora, ho comprato non moltissime cose e per lo più spiccioso. Ho preso i miei amati sgranocchi, ormai sono in fissa, lo sapete. Poi c'era, da quando c'è l'operazione BIS, quindi no, ho approfittato, io cerco sempre di prendere le brioche in offerta, e ho preso cioccolato e albicocca. Ovviamente loro preferiscono la crema, ma non me ne importa, s'arrangia. Poi ho preso uno yogurt bianco dolce, e sempre con la cosa operazione bis, se ne compri due al prezzo di uno, ho preso due yogurt, questi di pepino al cocco, che sono i miei preferiti. Poi ho preso numero 3 pere Williams, che sono quelle che amo di più. Sono sempre troppo care le pere, però a me piacciono un sacco, quindi me le sono comprate. Per i miei gusti sono sempre troppo care, non capisco perché. Ma poi ho preso, che avevo voglia, che ne ho mangiati pochi quest'anno perché dovevamo andarle a prendere sull'albero, ma mio marito non ha mai voglia di andarci. Comunque ho preso un pochino di clementine, wow, non tantissime perché poi arriva, ne arriva un chilo e mezzo dopo domani, però non c'era veramente più frutta e io mangio tanto molto ultimamente. Poi ho preso un pan bauletto perché non so se ne ho, ma l'ho preso, questo lo prendo anche per colazione. Poi ho preso, che era in offerta, una bevanda di soia, questa qui verde, io di solito prendo quella arancione, ma mi ero ripromessa che volevo provare anche questa, e l'ho presa. Ora mi sa che questa non ha le vitamine, io di solito prendo quella con le vitamine, acqua, semi di soia, zucchero di canna, aroma di vaniglia, vabbè. Io preferisco prendere quella con le vitamine perché male non fa. Una bella aggiunta di vitamine, male non fa. Poi, sempre con la cosa 2 al prezzo di 1, ho preso due sfoglie a velo della rana, che queste sono praticamente le uniche lasagne, queste e quelle marchio Conad, super sottili, che io riesco a mangiare non fatte in casa e senza sbollentarle, e avevo giusto voglia di lasagne. In realtà mi bastava un pacco, ma visto che erano 2 al prezzo di 1 e scadono a marzo, prendiamo e mettiamo. Poi questa invece è spesa sempre del Conad, ho preso questa crema pan di stelle perché mia figlia più grande preferisce la crema pan di stelle. Ora la nascondo però perché c'è una Nutella aperta. Invece a Ecom ho preso un vasetto di Nutella, sia mai che mangiano la stessa cosa. Poi ho preso queste pagliette perché a volte si attacca qualcosa nella pentola per pulire meglio il fondo. Ho preso queste usa e getta perché penso che la paglietta sia la cosa più antigienica che esista, per cui preferisco usarla e buttarla. Poi ho preso questi britti ai legumi, sono triangoli ai legumi, sono super super buoni, super super sfiziosi. Poi ho preso un pacco di farina di Manitoba per rinfresco del mio lievito. Poi c'era in offerta un balsamo idratante, questo è anche vegano, 100% di origine, no, 96% di origine naturale al latte di cocco. Proviamo. Poi ho preso un formaggio da tenere di scorta perché c'è rimasta solo la fontina, ma che volevo usare nella polenta domani. Poi ho preso la cosa per cui sono uscita, ho preso 3 mele Fuji, e 3, non sono proprio meravigliose, ma va bene, tanto di qua a domani. Poi ho preso, guarda, erano in offerta queste palettine per il caffè bio, queste sono le cose che porta in ufficio mio marito, perché da quando c'è la pandemia hanno chiuso le macchinette del caffè, quindi ognuno si è attrezzato con la macchinetta. In 2 o 3 si sono comprati la macchinetta insieme e si fanno un caffè della Nespresso, quindi ci servono le palettine. Un pacchetto di Wuster, questi di puro suino, perché sono meno schifosi di quelli di pollo, mi hanno detto. Vabbè, noi li usiamo solo per la pizza, quindi insomma, ci sta.
Poi ho preso un pacco di questi ruba al mais. In realtà non ho guardato bene perché è un pacco unico da 300 grammi. Sì, che io non è che sono una mangiapane, cioè devo avere la cosa per mangiare il pane, quindi è più facile che mangiando invece che il pane magari mangio due grissini. Però preferisco i pacchetti più piccoli che avere poi aperto quella roba. Poi ho preso questa per mia suocera, che lei si mangia queste cose perché per lei sola non c'ha voglia di cucinare o cucina poco. Era in offerta questa zuppa alla toscana e anche, come si dice, era anche in offerta, se fosse davvero così, anche un bel faccino senza conservanti. Ora non ho guardato la scadenza, speriamo che non scada domani. 13 febbraio, no, sì, ora che guardo la scadenza mi è venuto in mente che ci avevo guardato. Questo se, lei se lo mette direttamente nel microonde e mangia qui dentro. Viva la pigrizia, comunque lo farei anch'io se vivessi da sola, ragazzi. Vi dico la verità, perché non ce n'avrei voglia. A parte che è tantissima, ci mangerei due volte io con quella quantità lì. Va bene, questa è questa mini spesa che ho fatto oggi. Non ho preso tante cose, anche perché andare qua spendo di più di quello che spenderai andare in un altro supermercato. Per cui cerco di prendere più che altro le cose in offerta e giusto quelle poche cose che mi mancano. Qua ho fatto un po' di scorta di stuzzichini e cretinate varie, perché non so, mi sento, finché non abbiamo fatto questa terza dose di vaccina, mi sento la quarantena sul collo, quindi sì che io posso uscire lo stesso, ma non mi sentirei di uscire lo stesso in coscienza, quindi mi sto portando avanti a fare un po' di scorta di queste cose. Anche lo yogurt non era indispensabile, io però ne avevo voglia di un alcocco, visto che era in offerta, ho approfittato. Poi le scadenze erano anche abbastanza in là quando le trovi. Ecco, io vorrei che, cioè, perché non lo scrivono qua quando scade? Va bene, vi lascio così poi vi aggiungo semmai l'altra spesa o vediamo se facciamo due lì. Comunque la scadenza qua io ancora non l'ho trovata, ci credete? Ah sì, scritto qua, 20 febbraio. Scema. Va bene. Ciao ragazzi. Ragazzi, oggi mega spesa da Lidl. Subito i cornetti questi alla nocciola che sono in freezer. È l'unica cosa di surgelato che alla fine ho preso. Un paio di cose sono di mia suocera, perché anche lei cerca di non andare troppo in giro in questo periodo perché c'è veramente pienissimo. Ieri ho portato mia figlia piccola a fare il tampone, abbiamo visto più positivi ieri che non so chi, praticamente mezzo quartiere, quindi cerchiamo di non andare in giro troppo e facciamo la spesa online. Allora, prima cosa che ho preso è una bottiglia d'olio, perché avevo aperto l'ultima, quindi ne ho presa ancora una. Poi mia suocera stamattina voleva andare anche lei a prendere due cose alla Coop e quindi me lo prendeva altre due bottiglie lì, perché noi qua olio a gogo. Poi ho preso un succo di pesca, un bottiglione grande, e il cacao di scorta alle ragazze. Poi questo invece è di mia suocera, lei ha voluto, lei prende questi bastoncini di surimi, tutti dritti, non mi piacciono, però a lei sì. Sono, tra l'altro sono pacchettini singoli e lei li usa per pranzo, non hanno una grande scadenza, vabbè, questi tra l'altro scadono il 10 di febbraio, quindi per un bel po' è a posto. Mancavano purtroppo dei cipollotti che avrei mangiato volentieri, ma va bene. E prosciutto, quello che prendiamo di solito non c'era, quindi ne ha preso di altro tipo. Poi ho preso queste sottilissime di lonza che piacciono alle mie figlie. Ho preso dei fusi di pollo e petto di pollo. E petto di pollo. Questa è sempre roba di mia suocera, così le faccio già il pacchetto. Lei ha preso questi cracker integrali della Certosa, 3 litri di latte, ma mi sono sbagliata, invece che parzialmente scremato ho preso intero, speriamo che lo digeriscano bene. Io sto bevendo quello di soia, quindi non è un problema mio. Ho preso 3 litri di latte e una pasta, era pasta sfoglia, ha preso pasta brisée. Poso il latte e torno. Sono tanti sacchettini, ma non è che sono un po' di più. Ho preso una di queste tagliatelle all'uovo,
perché a volte siamo lì cursissima, è già tardi, almeno cuociono in fretta. Poi ho preso un pacco di tovaglioli di carta che stanno finendo. Poi ho preso un pacchetto di questi quattro lini dark che amo follemente. E un altro pacchetto. Sempre biscotti, da tenere biscotta, i miei amati pan di stelle. E queste qua con le gocce di cioccolato che piacciono a mia figlia piccina. Altro sacchetto finito. Qua abbiamo di nuovo biscotti, questi frullini. Quando vanno giù i biscotti alla velocità della luce. Poi ho preso il mio amato cioccolato, speriamo che giusto, sì, con le nocciole. Una volta uno me l'hanno portato con le mandorle, non è male, ma... Poi ho preso due pacchi di pasta di farina, questa normale per fare di tutto, questi due, e un pacco di bibita ace. Poi qua abbiamo un bel po' di frutta normale. Ho preso delle banane, mi piacciono molto le banane, poi ho preso delle mele, spezzone da 4, perché un paio le avevo prese l'altro giorno al Conad. Un peperone, perché abbiamo finito quello che uso sulla pizza, questo ora lo pulisco, lo taglio a pezzetti e me lo congelo tutto, così quando faccio la pizza devo solo mettere i pezzettini già pronti e ce l'ho sempre a disposizione. Poi ho preso un pomelo, se non l'avete mai mangiato, mangiatelo, l'ho provato a casa dei miei amici. È un mix fra pompelmo, mandarino, però non è aspro, amaro, è veramente buono, provatelo almeno una volta, provatelo, poi magari non vi piace. Io non l'avevo mai preso, l'ho provato a casa di degli amici tanti anni fa, e da quando l'ho provato sempre. Poi ho preso dei cuori di carciofo da fare così bolliti, perché avevo voglia di carciofi bolliti. Poi ho preso dei rapanelli, ho da voglia di mangiare rapanelli, scalogno e una confezione di mandarini. Sono talmente grossi che sembrano arance, speriamo siano teneri, siano dolci. E qua un altro sacchetto l'abbiamo finito, ma ne abbiamo ancora due. Lì ci sono le uova, lasciamole lì, 6 uova. Poi ho preso la mozzarella per pizza, formaggio grattugiato, grana padano, questo grande da 200 grammi, dovrebbero essere 2 di grana. Ne vedo uno solo. Poi questo prosciutto cotto così sgrassato, perché quello che prendiamo sempre non c'era, l'ho preso lì per mia sorta, ne ho fatto prendere 2, erano le altre cose che non avevo messo. Poi ho preso la coppa che era in offerta e a noi piace molto, il salame piccante che ama mia figlia piccola, un'altra di mozzarella. Poi ho preso, sempre che ama mia figlia più piccina, anche io, ma ne mangio poco perché con gorgonzola e mascarpone. Poi ho preso la panna cotta al lampone e queste briochine snack al latte. Ultimo sacchetto, pure ero sicura di averne messo due. Va bene. Allora ho preso pane per tramezzini, perché la prossima settimana dovrebbero tornare a scuola e quindi ricominciano a mangiare a scuola. Un pacco di zucchero, bicchierini per l'ufficio che mio marito ha detto che stavano finendo, e ultima cosa che ho preso sono questi grissini rustici, non ricordo se sono interi o sono fasciati a pacchetti. Deve essere tutto il pacco aperto. E basta ragazzi, questa era la mia spesa. Non ho preso grandi cose, prendo di solito le solite cose, ho preso un po' di cose delle scorte che avevo finito, come i biscotti, il cacao, che tengo sempre uno in più di scorta, quello sta finendo, quindi almeno ce n'è, succhi, perché sono stufa di quei bricchini lì che dovrebbero essere d'emergenza, invece ce l'hanno tutti i giorni in bocca, quindi quello grosso. E di altre cose basta. All'Ipercop mia suocera mi prenderà due bottiglie di olio e ancora un pacco di biscotti di quelli che piacciono a mio marito,
e due pacchi di brioche da tenerci di scorta, perché anche quelle vanno giù. Adesso un po' meno perché sono in DAD, quindi, ma lunedì rientrano e quindi quelle lì. E va bene ragazzi, niente, questa era tutta la mia spesa, non è stata poi una gran spesa, però mi toglie sempre un po' di peso dalla schiena, che non è male, quindi a posto così. Quelle due o tre cose che mi mancano, ancora uno di prosciutto, ancora uno di grana e la pasta sfoglia che mi hanno portato sbagliato, le prenderò io quanto, magari vado a prendere la Lins alla Conad. Ho scoperto che il prosciutto cotto della Conad, grazie a uno svuota la spesa, costa solo 20 centesimi in più rispetto a quello del Lidl ed è molto buono, ce n'è sempre 120 grammi e qua lo pago 1,59 euro, mentre quello del Lidl 1,39 euro, sono 20 centesimi ma non succede niente. E va bene ragazzi, adesso vado, sto provando a fare una spesa settimanale, ma io non riesco a fare la spesa settimanale perché soprattutto quando me la faccio portare metto sempre anche cose eventualmente per il mese dopo per ammortizzarmi le spese di consegna, quindi anche se biscotti in realtà non ne avevamo tanti, ne era rimasto solo un unico pacco che l'hanno già aperto, quindi non ce n'era proprio più, abbiamo aperto l'ultimo, per cui mettiamo lì all'incirca tre pacchi di biscotti li fanno fuori in un mese più o meno, a volte se li portano anche per merenda a scuola dentro un sacchettino di quelli freezer, si portano magari dei biscotti, quindi cerchiamo sempre di tenerli. Va bene ragazzi, grazie per aver visto questo video, vi auguro una buona giornata.